Grazie Guido per questa relazione veramente completa e penso di grande interesse. Ci sono domande da parte del pubblico? Perso l'orologio. Sei stato chiarissimo, però voglio giusto dire due cose. La prima, tu hai parlato appunto della difficoltà nell'andare a ridurre le concentrazioni di PM10, perché il PM10 ha una forte componente secondaria. Allora, vi invito ad andare a leggere nel capitolo 3, nel capitolo 4 del Focus, c'è anche un contributo che spiega perché è difficile ridurre le concentrazioni del PM10. E poi volevo aggiungere che ci sono anche i dati dell'ozono, della stagione estiva per l'ozono 2016 nel rapporto, e quindi in effetti in questa edizione del rapporto abbiamo rappresentato tutti i dati relativi al 2015 e mi sento di dire anche praticamente tutti i dati del 2016 con attenzione agli ultimi 6 mesi del 2016 che sono ancora dati provvisori per i superamenti del PM10, però in sostanza tutto quello che era possibile raccogliere è stato raccolto grazie all'attività del Sistema Nazionale per la protezione dell'ambiente. Bene, allora ringrazio ancora una volta Guido e adesso passiamo all'ultimo intervento che sarà appunto ad opera di Pietro Paris, il collega dell'ISPRA che tutti sono abituati a conoscere per la sua attività sui pesticidi, ci rappresenterà tutti i contenuti del rapporto in tema di acque. Su questo voglio premettere che, come ho già detto prima, il tema acque è stato, diciamo, oggetto di uno sforzo particolare di sistema quest'anno e non è un caso che l'attività sulla raccolta e poi l'elaborazione dei dati relativi alla qualità delle acque superficiali sia stata condotta diciamo, in prima persona dall'ARPA Piemonte ed è la prima volta, diciamo, che un contributo del rapporto viene proprio elaborato, scritto e prodotto da un'agenzia. Mentre l'altro contributo pure è dovuto allo sforzo, diciamo, di un'agenzia per raccogliere i monitoraggi fatti dal sistema è quello relativo alle acque di balneazione della stagione 2016 che è stato realizzato dall'ARPA Campania. Quindi con questo ti lascio la parola, Pietro, grazie. Grazie Silvia, buon pomeriggio. Innanzitutto, oltre che ringraziare Silvia e tutta la squadra che lavora alla realizzazione del rapporto Aree Urbane, perché per la prima volta ospita il nostro contributo sui pesticidi. E mi è toccata l'avventura, ne sono onorato, di parlare di tutto il tema acque, che è complicato. Vi ringrazio anche di questo. So appena nuotare, per cui comunque diciamo, cercherò di rappresentarlo al meglio. Non ho portato i nomi delle unità, anche perché ho ricevuto contributi fino a tarda sera ieri pomeriggio e quindi avevo anche difficoltà ad individuare le unità. Quindi ci sono contributi che riguardano i prelievi e la distribuzione, ci sono le acque reflue. C'è la qualità delle acque interne e la qualità delle acque di balneazione, c'è il nostro contributo sui pesticidi. Allora, si dice, entriamo in merito, lo dicono persone autorevoli, che potremmo parlare della storia dell'uomo descrivendo della civiltà, dello sviluppo della civiltà umana, descrivendo la sua interazione con l'acqua. Ed è vero, perché insomma, lo dicono gli storici, sono cose autorevoli, e anche sapienza popolare. Le grandi civiltà sono nate tutte, specialmente quelle urbane, vicino a grandi fiumi, fin da 3.000 anni prima di Cristo. È inutile che vi faccio la rassegna, Mesopotamia, Nilo, ma anche la Cina, l'Indo, non ultima Roma. Se Roma ha acquisito tanta importanza è perché è nata in una posizione molto strategica, il Tevere, che oltre a fornire acqua, diciamo, portava tanti altri vantaggi, trasporti, forza motrice e tante altre cose.
Ieri, dovendo parlare di un tema così complesso, cercavo un qualcosa di unificante e mi sono imbattuto così, in un lavoretto fatto da un liceo, da studenti di un liceo, e mi è piaciuto, lo volevo utilizzare come un po' come filo conduttore di questa presentazione. Come è evoluto il rapporto, poi entrerò nel merito, quindi dopo passeremo dalla poesia alla prosa, il rapporto dell'uomo con l'acqua nella storia. Si è passati da una fase chiamata del mito, l'era sacrale, quindi l'era delle acque guaritrici, delle fonti lustrali, quelle per cui si facevano le abluzioni, delle divinità. È un tempo che risale così, un tempo remoto che si perde nella notte dei tempi. C'è stato poi il tempo chiamato dell'addomesticamento, per cui l'uomo pretese qualcosa di più dall'acqua, non fu semplicemente un adoratore dell'acqua, ma le chiese di favorire le coltivazioni, di lasciarsi imprigionare, trasportare fino alle città, dove venire utilizzata per necessità, ma anche per piacere. Questa fase credo che ha raggiunto il culmine con l'impero romano. Si calcola che nell'età imperiale di Roma, dove c'erano decine di grandi terme pubbliche, centinaia di terme private, ci fosse a disposizione, ovviamente con grandi sproporzioni, 400 litri di acqua a testa per abitante a Roma, una città che si calcola avesse più di 1 milione di abitanti. Il crollo, e questo ci deve far riflettere, il crollo della civiltà urbana avvenuto con la caduta di Roma, che sappiamo bene, ma legato anche moltissimo al venir meno della risorsa idrica, perché uno dei problemi più seri che ebbe Roma fu che i barbari tagliarono gli acquedotti, quindi non solo venne a mancare la risorsa idrica, ma si impaludò tutta la campagna romana. Praticamente Roma non poté più disporre della risorsa che aveva e si ridusse a ben poca cosa, che viveva tutta così vicina al Tevere, 15-20 mila abitanti nel Medioevo, che è il periodo, diciamo, della disuefazione, in cui l'utilizzo pubblico quasi scomparve e prevalse l'utilizzo individuale, i pozzi, le fontane rimasero così un malinconico ricordo, persino si arrivò a demonizzare l'uso dell'acqua per piacere. Oggi è il tempo dello spreco, è iniziato alla fine in tempi molto recenti, alla fine dell'Ottocento, con la scoperta del comfort, dell'igiene. Stiamo un po' ripercorrendo la strada che hanno fatto i romani, ma anche il tempo dell'inquinamento. Ok, passo al primo contributo, quindi l'acqua per uso domestico. I dati si riferiscono al periodo 2012-2015. Nelle 116 città incluse nel rapporto c'è stata una riduzione dei consumi dell'8,4%. Il dato, quindi, insomma, questo è un dato positivo. Il dato negativo sono le perdite di rete. Il 38,5% dell'acqua immessa in rete viene disperso. C'è da dire che quest'anno per la prima volta si tiene conto delle cosiddette perdite apparenti, perché si consideravano perdite quelli che in realtà erano consumi non autorizzati, prelievi abusivi, misure errate dei contatori. Oggi, diciamo, abbiamo che 90 su 116 capoluoghi hanno valori di dispersione reale maggiori del 20%. In 18 casi i valori di dispersione reale superano il 50%. Le acque reflue, la copertura territoriale, in 51 città delle reti fognarie, in 51 città la percentuale convogliata in fognatura è del 100%, è totale. Sono percentuali tutte molto alte, in 56 città è compresa tra il 90 e il 99, in 7 città è compresa tra il 70 e il 90%, in 2 città è minore del 70%.
quanto depuriamo, quanto interveniamo sulle acque reflue. In 95 città la percentuale di depurazione è maggiore o uguale al 90%, in 63 casi è totale, è compresa tra il 70 e il 90% in 16 città. Solo in 5 città ci sono valori inferiori al 70%. La conformità, quindi una volta depurato, quindi la restituzione all'ambiente, la conformità con le norme di emissione. In 55 città c'è una conformità totale del 100%, in 40 città quindi la percentuale è tra il 75 e il 90%, in 11 è compresa tra il 70 e il 20%, in 2 città è inferiore al 20%, in 8 città l'effetto della depurazione è come se non ci fosse, perché l'intero carico organico non è conforme alle norme. La regione Puglia, che è particolarmente sensibile al riutilizzo delle acque per ragioni così orografiche, geografiche, per la scarsità della risorsa che hanno nella regione, ha realizzato questo box che illustra quello che stanno facendo in termini di progetti finanziati per il riutilizzo delle acque. C'è il progetto In Terra, il progetto DemoWare. Chi vuole approfondire ovviamente può entrare nel merito del rapporto. Veniamo alle acque di balneazione. I dati si riferiscono al periodo 2012-2015. Il 96% delle acque di balneazione dei capoluoghi di provincia è in classe eccellente, buona, sufficiente. Di queste però la stragrande maggioranza sono eccellenti, l'89,5%. Ci sono tuttavia, anche se in percentuale minima, acque di scarsa qualità. Per quanto riguarda l'idoneità alla balneazione nella stagione balneare, dati 2015, è stata riscontrata la presenza, ho dovuto studiare che cos'era questa microalga ieri, l'Ostreopsis ovata, ho scoperto così, mi ha incuriosito la cosa, quindi non sta nell'acqua, vive nei sedimenti, però effettua, praticamente deprime la presenza di ossigeno negli strati più profondi dell'acqua, in prossimità dei sedimenti, per cui gli altri organismi vivono male, se non muoiono addirittura. Questa microalga, che è potenzialmente anche tossica per l'uomo, è stata riscontrata almeno una volta in 32 su 44 province monitorate, e il limite espresso in termini di abbondanza cellulare per litro, 10.000, è stato superato almeno una volta in 20 province. Per quanto riguarda la sorveglianza della stagione balneare ultima scorsa, il 97% dei campioni non ha presentato superamenti del limite per divieto di balneazione. La quasi totalità delle acque delle nuove città capoluogo di regione che hanno acque di balneazione è risultata idonea nell'intera stagione balneare. Lo stato ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali, i dati sono del 2015. Per quanto riguarda lo stato ecologico, il 41% dei capoluoghi di regione, per cui si hanno informazioni, è risultato buono o superiore. Per quanto riguarda lo stato chimico, il 52% ha uno stato chimico buono. Bisogna tener conto che, siccome per norma la classificazione è triennale o ogni 6 anni, quello che forniamo è solo una fotografia che non contribuirà direttamente alla classificazione, ma sono i dati in corso d'opera del 2015. E ora vengo al tema che conosco un po' meglio, i pesticidi nelle acque.
cercherò di essere il più breve possibile. I pesticidi, cioè qui l'uomo deve risolvere una grande contraddizione. L'uso dei pesticidi, che sono sostanze tossiche per definizione, perché devono combattere organismi considerati dannosi, è fatto nel rilasciare nell'ambiente intenzionalmente queste sostanze, che possono comportare effetti negativi per tutte le forme di vita. Non ci sono solo in agricoltura i pesticidi, c'è una quantità di sostanze, spesso sono le stesse sostanze, utilizzati come prodotti biocidi in tante attività, anche nell'uso domestico. I dati che abbiamo utilizzato per dare il contributo al rapporto aree urbane sono quelli che ci sono stati forniti nel 2014 per il rapporto nazionale pesticidi, che è anch'esso un prodotto di sistema. La rete copre gran parte del territorio nazionale, ma diciamo, noi non avevamo mai pensato prima d'ora a fare una valutazione delle aree urbane, perché pensavamo che fosse poco rilevante, ma in realtà non è così. Quindi però non è una rete mirata per le aree urbane, è una rete pensata per l'inquinamento, soprattutto quello agricolo. Non abbiamo un trend, essendo la prima valutazione che facciamo sulle aree urbane. Di quante informazioni disponiamo? Complessivamente avevamo, andando a vedere, no, pensavamo peggio all'inizio, abbiamo informazioni su 79 capoluoghi di provincia, tra acque superficiali e sotterranee, per un complesso di 460 punti di monitoraggio. Come facciamo nel rapporto pesticidi? Confrontiamo le concentrazioni medie annue e quelle massime a seconda della sostanza con i limiti stabiliti, con i limiti ambientali, gli standard di qualità ambientale, e classifichiamo i punti. Non è una classificazione dei corpi idrici, ma non può essere estrapolato quello che succede tra un punto e l'altro. Il 16,3% ha una concentrazione nelle acque superficiali superiore al limite. Stiamo parlando di aree urbane. Il 34,4% è nei limiti. Lo segnaliamo perché? Perché essendo sostanze di origine umana, sostanze xenobiotiche, non ci dovrebbero essere in acqua. È un po' complicata la cosa, quindi c'è un superamento del limite, ma ci sono sostanze che non ci dovrebbero essere. Il grigio sta a significare che non ci sono evidenze di contaminazione nelle acque. Va letto con un po' di attenzione, conoscendo come operano i laboratori, come funziona il monitoraggio. Dietro il grigio, oltre all'assenza di contaminazione, ci può essere un monitoraggio limitato a pochissime sostanze, oppure fatto con sensibilità non adeguate. Ecco, il grigio è grigio, è realmente grigio. La distribuzione nazionale dei capoluoghi di cui disponevamo di misure mostra che c'è una contaminazione prevalente al nord. Io mi sforzo sempre, noi tutti ci sforziamo di sottolineare che, oltre al fatto che realmente è un'area, la zona padano-veneta, particolarmente delicata dal punto di vista agricolo e industriale, ma è che lì abbiamo misure molto più efficaci. Ci sono intere aree del paese, purtroppo anche questo essendo un prodotto di sistema, per cui non abbiamo informazioni. Negli anni, man mano che arrivano le informazioni, affiorano dei puntini rossi. Questo lo salto perché è un pochino complicato da illustrare. Mi soffermo sui capoluoghi. Allora, questi sono i capoluoghi con le rispettive regioni, per cui ci sono punti di monitoraggio o nelle superficiali o nelle sotterranee al di sopra dei limiti. Ecco, nel caso delle acque superficiali, a Venezia, nel territorio di Venezia, abbiamo 4 punti al di sopra del limite. In Toscana, a Pistoia, abbiamo 3 punti al di sopra del limite. Nelle acque sotterranee, a Milano,
devo dire che la regione Lombardia è probabilmente la regione più efficace come monitoraggio. Abbiamo 11 punti di monitoraggio al di sopra del limite. Sempre in Lombardia, Brescia con 3. Il Friuli ha i suoi problemi per quanto riguarda le acque sotterranee, Pordenone in particolare. Ma anche al sud, dove si cerca, e Ragusa diciamo fa un po'... È un po' un punto di riferimento, perché ha veramente messo in piedi un monitoraggio efficace. Hanno 5 punti di monitoraggio ma, nelle acque sotterranee, ma anche 2 nelle acque superficiali, al di sopra del limite. Finisco. Quindi quella dipinta è una situazione che ha così, dei chiaroscuri, ha molte ombre ma anche delle luci. Quindi si è preso coscienza, siamo nella fase del cosiddetto spreco, perlomeno ne abbiamo preso coscienza, forse in passato non c'era nemmeno questo, quindi dell'inquinamento. Ho bisogno di un minuto, Silvia. Sì. Si sta facendo molto, l'abbiamo visto, in termini di risparmio idrico, di trattamento. Sui pesticidi abbiamo qualche difficoltà a tirar fuori dei trend, non solo nel caso delle acque urbane, ma anche a livello nazionale. Quello che c'è da dire è che c'è molta strada da fare, c'è un impegno necessario, perché appunto molte civiltà sono proprio crollate per trascurare la risorsa idrica, Roma stessa. Perché l'acqua ha una grande memoria. L'acqua, voglio dire, non è vendicativa, ma ha una grandissima memoria. Dagli studi che si stanno facendo sui ghiacciai della Groenlandia, si sono tirati fuori dei trend del contaminante globale più antico della storia, il piombo. Si riesce a ricostruire l'utilizzo in termini quantitativi di piombo e la dispersione nell'ambiente, ovviamente in forma di particolato, da 5.000 anni fa, con dei picchi che sono stati raggiunti in epoca romana, con un crollo nel Medioevo e il picco che è stato raggiunto solo nel 1700 con la rivoluzione industriale. Ecco, quindi l'acqua, come si ricorda del piombo, si ricorda di tante cose, si attende una nostra risposta, cioè non vogliamo, e ci sono anche dei segni, no? Ritornare, non vogliamo incorrere in un ricorso storico, scusate il gioco di parole, nel senso che ci sono segni che la risorsa idrica sta diventando rara, preziosa, ci sono contese anche a livello internazionale sull'utilizzo delle risorse idriche. Se l'acqua diventa preziosa, sempre più preziosa, c'è il rischio che diventi sacra. Non vogliamo ritornare così all'era delle acque sacrali, ci dobbiamo impegnare e diciamo la salamandra del Parco Regionale dell'Appia Antica attende fiduciosa. Ho finito, grazie.